Vittoria del Copra Elior, sconfitta in dolore per la Rebecchi Normeccanica. Fine settimana in chiaroscuro per le squadre piacentine impegnate nei massimi campionati di pallavolo. In quello maschile il Copra Elior vince in rimonta contro Città di Castello e consolida il secondo posto in classifica. Gara in salita per i biancorossi che, perso il primo set, hanno progressivamente ritrovato ritmo e misura da metà del secondo in avanti. Partita non bellissima, con diversi errori da una parte e dall'altra. Molto bene Capitan Zlatanova, rientro dall'infortunio. Su tutte spiccano però le prestazioni di Simona, 73% in attacco, e di Vettori, premiato alla fine come migliore in campo. Entrambi serviti a dovere da un ottimo De Cecco. Siamo stanchi, siamo un po' anche caricati fisicamente, quindi entra in ballo un sacco di situazioni più che la pallavolo. Però siamo stati bravi, sono rientrati i giocatori che non avevano tempo di giocare, quindi è stato, diciamo, una bella partita. Adesso speriamo di riposarci e arrivare il meglio possibile giovedì, perché inizia veramente le partite toste. Il Copra Elior può ora concentrarsi sull'appuntamento di Champions League di giovedì prossimo, quando i biancorossi affronteranno a domicilio la Lube Macerata in gara 1 nei playoff a 12. Andiamo a Macerata, dobbiamo giocarcela a viso aperto e niente, ripeto, pensiamo una partita alla volta. Cadono per la prima volta in campionato, ma senza farsi troppo male, le campionesse d'Italia della Rebecchi Normeccanica. È la Unedo Yamamai Busto Arsizio a interrompere con un secco 3-0 casalingo la striscia di successi delle piacentine. Nulla di grave comunque per le ragazze di Caprara, che mantengono 5 lunghezze di vantaggio su Modena e Bergamo, con le modenesi che nel prossimo fine settimana arriveranno a Piacenza a fare visita alla capolista. Giovedì però appuntamento ancora più importante, con i play-off a 12 di Champions League, andata a Zurigo contro la squadra di casa.